Non siamo i soliti, quelli così. Siamo i difficili, fatti così. Noi siamo quelli delle illusioni, delle grandi passioni. E ho avuto la possibilità di vedere e di lavorare in un periodo ancora meno pericoloso di questo. Adesso stiamo veramente un palmo dalla terra. Prima che questo accada, unitevi a noi, non chiudetevi dentro le vostre vetrine e i vostri negozi, perché prima sconderemo noi, ma poi arriveremo a voi. Perché se noi non abbiamo soldi, non abbiamo più che spendere, voi non potrete vivere. Liberi di sbagliare, siamo liberi, liberi, liberi di sognare, siamo liberi, liberi di ricominciare. Uscite dalle case, unitevi a noi perché noi ci facciamo per voi. Cari amici, io dico che questa sera è un momento di riscatto. E allora tutti quanti, indipendentemente dall'ideologia che ognuno di noi porta, dobbiamo dire basta, basta ad una città che ormai ha venuto la verità e le morti di chi ci amministra. Questo deve essere, e soprattutto alle donne, questa che è la città delle donne, unitevi a noi, portate con noi il vostro voto per dire noi ci crediamo ancora. E vogliamo lasciare i nostri figli una città migliore. Noi siamo qui per dire noi che responsabilità abbiamo.
Oggi io credo che parte una storia nuova per la nostra città, una storia di speranza, perché per la prima volta tutti quanti siamo qui perché ci fidiamo l'uno dell'altro. E allora da questo momento in poi il microfono è aperto a tutti quelli che hanno voglia di dire basta, ma subito dopo hanno qualcosa da dire agli altri cittadini. Cittadini misteri, è veramente orribile vedere il degrado della mia città, vedere che nessuno vuole più impegnarsi affinché la nostra città possa rivivere una nuova giovinezza. Abbiamo visto in questi giorni quanto i giovani possono cambiare la storia di un paese, abbiamo visto quanto i movimenti popolari, i cittadini possono cambiare la storia. Non dobbiamo essere scoraggiati da una politica che non porta a nessun luogo, ma dobbiamo essere incentivati affinché noi tutti possiamo avere il potere di fare una nuova storia per la nostra città. Tutti siamo impegnati, nessuno escluso. Non ci possiamo lavare le mani dicendo che la colpa è di chi ci governa, perché chi ci governa è stato eletto da noi. Entrerete nella piazza della nostra città. Quante volte sentiamo dire che questa piazza è abbandonata, che questa piazza è in mano a nessuno. Questa città è nostra. Scusate, io vorrei che per un attimo facessimo un applauso a questa città che oggi si sta incontrando qui e che sta guardando il futuro con ottimismo, con speranza. Grazie a tutti voi che siamo qui, che siamo usciti dalle case, che abbiamo lasciato qualche impegno. E penso che questo potrà essere uno stimolo ai tanti altri insieme che non credono che noi possiamo cambiare questa città. Non è nuovi personaggi che dall'alto cercheranno di risolvere la risposta a questa terza. Il fatto che tanta gente che sta scoprendo che insieme agli altri in questa terza, qui ci sono le ricordatori, c'è una piccola rappresentanza di ricordatori, sono quelle forze che possono risolvere questo mondo. Ci sono i comitati di quartiere, è una città che si sta rinforzando, tutti due contrasti qui, nella nostra vita che noi ci siamo da questo. Credo che da oggi cambierà molto perché la classe politica sa oggi le mani loro, perché lo sta vedendo e questa città è pronta a partecipare. Quindi non è una protesta, è un appello alla classe politica, rendersi conto che siamo arrivati e che oggi questo territorio si può risolvere insieme. Quindi chiediamo ancora una volta di attivare gli strumenti della partecipazione, che sono le consulenze, sono i comitati, che è il bilancio partecipato, perché non si può stare chiusi dentro una provincia a credere di essere da soli capaci di fare questa cosa. La città è qui, è pronta, sta promuovendo una classe politica e siamo sicuri che questa nuova classe politica che sta maturando con il principio della solidarietà saprà amministrare nel futuro questo nostro territorio che è ricchissimo di risorse ed è fatta di gente come la stessa salute, di morti e a dovere, ma tanta energia. Buonasera a tutti. Io vengo dalla Paternò, provincia di Catania, per chi lo sa, è una piccola rappresentanza perché è giusto che ci siamo, come in tutta la Sicilia, come voi, tanta altra gente si sta mobilitando. Io non vengo a portare le rimostranze della mia categoria, io facevo l'agricoltore, oggi non lo so più che cosa sono, perché non ho più reddito, le nostre aziende sono terminate di esistere, perché appunto la politica ci ha messo in confronto con questa globalizzazione, con nazioni dove pagano un operaio 200 euro al mese, però le hanno aperto in porta i loro prodotti in concorrenza ai nostri, è chiaro che non possiamo più sopravvivere. Io volevo continuare soltanto per dire una cosa, per non finire qui, la cosa che dobbiamo fare
stasera deve nascere un punto di incontro di tutta la realtà, un luogo del confronto, del dibattito, perché come vedete questa sera c'è un'energia meravigliosa, c'è una grande forza che sta animando le nostre parole. E allora è necessario che noi ci abituiamo a incontrarci, ci abituiamo a stare insieme. Questa è un'altra vita di cui non si scrive un rigo, la dignità sembra proibita, essere uomo è già un castigo, ma i ricordi hanno un presente, i sogni cercano un futuro, le dita sono candele spente, e cielo è sempre dietro un muro, in un secolo disperso che è volato come un sasso. Un nuovo pezzo d'universo è solo un passo.